Vediamo se riuscite a vederlo. Prima guardate qua su. Questa è l'equazione. Vi ricordate come è stata fuori questa? Se lo chiedo a caso, signorina, lei. Visto che lei è distratta, signorina, lei si ricorda dove viene questa? Sì o no? Non le sto chiedendo se lo sa fare, quello lo vedrà al momento dello studio definitivo, però si ricorda di averlo visto questa equazione? Sì o no? Sì, dalla conservazione della carica. Questa è la conservazione della carica elettrica, ma da dove viene? Viene dalle equazioni di Maxwell. Qualcuno si ricorda come si fa? No? Quindi, due secondi, l'ho già fatto, dovete saperlo fare occhi chiusi. Legge Ampère, Maxwell, ripasso, track, uguale, più, di cosa? Quindi la circuitazione di B è uguale a mu0 per la corrente che è concatenata con la curva C, quindi il flusso della densità di corrente sulla superficie che è aperta, che ha C come bordo, più mu0, epsilon 0 derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico attraverso la stessa superficie aperta. Cosa fate? Questa è la curva C, questa è una delle superfici. Fate collassare la curva C. Chiudete la superficie, chiudete il buco. Quando chiudete il buco, questo diventa 0. Ovviamente c'è mu0 qua e mu0 qua. Non è certamente il mu0 che contribuisce a dare 0 a sinistra, quindi non scriverò più mu0 né qui, e scrivo che questo, quando chiudete il buco, diventa il flusso di S attraverso la superficie chiusa, perché avete chiuso il buco, della densità di corrente, più epsilon 0 per la derivata rispetto al tempo del flusso attraverso la superficie chiusa, perché avete chiuso il buco, del campo elettrico. Ma qual è il flusso attraverso la superficie chiusa del campo elettrico? Per la legge di Gauss è la carica interna diviso epsilon 0. Quindi questa roba qua è la carica interna diviso epsilon 0. Quindi zacchete, zacchete, ed ecco che avete questa equazione qua. Ok? D'accordo? Ricordatelo. Allora, qual era l'errore che ho commesso sul pointing? Lo si può vedere bene qua. Questa è l'equazione della conservazione della carica elettrica, scritta in forma integrale e scritta in forma differenziale. Si passa da questa forma a questa usando il teorema della divergenza. Dovete saperlo questo. Guardate questa equazione. La ρ cos'è? È una carica per unità di volume, una densità di carica. Quando voi prendete la carica, la densità di carica, e la integrate su un volume, questa roba qua è per l'appunto la carica, che nel sistema internazionale si misura in coulomb, con la C piccola, se lo scrivo per esteso, in coulomb. Quindi questi sono coulomb al secondo. Questo è uno zero, carica rispetto al diviso tempo, qui nel sistema internazionale coulomb al secondo. L'al secondo viene perché è stato derivato rispetto al tempo, il coulomb viene perché l'integrale nel volume della densità di carica è una carica. Questa è una carica per unità di volume. Questa qua è una densità di corrente elettrica, questa è densità di corrente elettrica. Quando ho moltiplicato per un'area, avete una carica diviso un tempo. Questa equazione ha dimensioni diverse da quella. Questo 0 è diverso da quello 0. Questo 0 è una carica diviso un tempo. Questo 0 cos'è? Questo è uno 0 che è una carica diviso un tempo, diviso un volume. Infatti, quando integrate questo nel volume, avrete carica diviso un tempo. Quindi dov'è l'errore qua? Che questo 0 e questo 0 non sono gli stessi zeri. Questo 0 è una energia diviso un tempo, e quindi nel sistema internazionale
questo è 0 joule al secondo, ovvero 0 watt. Questo 0 non sono watt, è lì l'errore che ho scritto, quindi tornate agli appunti stamattina, questo qua non è 0 watt, questi sono watt al metro cubo, questi sono 0 watt al metro cubo in sistema internazionale, questo. Quindi questo qua è un'energia diviso un tempo diviso un volume. Quando lo integrate per un volume, allora avete energia diviso tempo. Quindi questo 0 qui è una energia diviso un tempo diviso un volume. E quando lo integrate nel volume, ecco che il volume divide questo volume del denominatore e vi rimane energia sul tempo, d'accordo? Scusate l'errore che ho fatto stamattina, ma è un'occasione per dire qualcosa di esplicito che magari non avrei detto, anche se avessi detto che questo è watt al se avessi detto che questo poi è joule al secondo al metro cubo, non avrei forse fatto lo stesso commento qua su. Ok? Notate l'analogia tra le due equazioni. Quindi come questa rappresenta la densità di corrente elettrica, come J rappresenta la densità di corrente elettrica, uno potrebbe interpretare questa S come una specie di densità di corrente di energia. L'energia fluisce, come le cariche fluiscono, una carica che è in moto è una corrente. J è la densità di corrente elettrica, quindi quando attraverso la superficie chiusa il flusso di J è positivo, cioè il flusso della densità di corrente elettrica è positivo, vuol dire che le cariche stanno uscendo e quindi per forza la derivata della carica racchiusa alla superficie è negativa. Analogamente potete pensare S come una specie di corrente, ma non di carica, non elettrica, una corrente di energia. L'energia fluisce, si sposta. L'energia che era dentro la superficie può uscire e quando esce l'energia della superficie sta diminuendo. Quando invece l'energia entra, c'è un flusso di energia entrante, quando c'è una corrente di energia, no? Una densità di corrente di energia che ha un flusso tra la superficie negativa, vuol dire che l'energia sta entrando, per forza l'energia aumenta. Viceversa, quando esce, per forza l'energia diminuisce. Notate l'analogia tra queste equazioni. Quindi questo, questo è la legge di Poynting in notazione, in linguaggio integrale, e questo è uno 0 watt. Questo è nel linguaggio differenziale e sono watt al metro cubo. D'accordo? Quindi evidentemente se questo vi dà la dimensione di tempo alla meno 1, questa roba qua vi dà la dimensione di energia. D'accordo? Scusate l'errore, ma almeno sfruttiamo l'opportunità per vedere le cose più chiaramente. Quindi in un certo senso S rappresenta la densità di corrente di energia. Ok? Calcolate dunque la densità di corrente di energia di un'onda piana. Quindi qual è il vettore di Poynting per un'onda piana? In quale scrivete questo vettore? Allora, cos'è? È 1 su mu0, la parte elettrica dell'onda piana, prodotto vettore, la parte magnetica dell'onda piana. E facciamo un caso specifico. Facciamo questo caso qua, che l'onda, la parte elettrica sia, facciamo che propaghi nella direzione X e sia polarizzata nella direzione Y.
di campo magnetico come si scriverà, perché si dimostra che l'ampiezza del campo magnetico è l'ampiezza del campo elettrico diviso la velocità della luce. Questo, se questo è un coseno, questo è un coseno, se la propagazione è in direzione x, la propagazione sarà pure nella direzione x. Invece il verso di v, il verso del campo magnetico, sarà, per esempio, se lui propaga di là, nella direzione x, allora questo è z, x, y, z. Ok? Quindi calcolate S. Quindi 1 su mu 0 è il prodotto vettore di questo. Vabbè. Componente x di E. C'ha una componente x, c'ha una componente x. Signorina, c'ha una componente x? No. C'ha una componente y? Ciao. Non ha neanche una componente x, la componente x sta roba qua. Quindi è 0, coseno di k di x meno t. Il campo magnetico come è messo? Non ha una componente x, non ha una componente z, y, ma ha una componente z. Quindi questo signore che componente ha? Ha solo la componente x, non ha componente y. Per calcolare la componente y cosa devo fare? Devo fare 0 per questo meno 0 per questo, quindi vedete che la componente y è 0. La componente z come è messa? Vedete che 0 per 0, questo per 0, 0. Quindi l'unica componente diversa da 0 è proprio la componente x, e questo per questo meno questo per questo. Quindi ho E0 quadro diviso C coseno quadro di kx meno omega t u di x. Questo è questo. Quindi S è questo diviso mu 0. Quindi divido per mu 0 e quello è il valore di S. Il messaggio è: guardate la direzione di S, guardate la direzione di questa roba qua. Dove l'ho scritto? Pensavo dove l'ho scritto, ma non... di S. S è la densità di corrente, come l'ho chiamata, densità di corrente di energia. Ok? Quindi l'energia sta fluendo nella direzione X. Lo vedete? S è nella direzione X. Mettete nel taschino questo risultato. E riprendiamo la lezione. Questo era solo per correggere l'errore di prima, ma già per darvi qualcosa in più. Cominciate già a guardare il PowerPoint sul teorema di Poynting, per cortesia, che è uno dei PowerPoint più impegnativi, e mi è costato molta fatica a farlo a suo tempo. Lo guarderemo assieme magari giovedì, se ci arrivo. Un altro commento che avrei potuto fare stamattina, ma mi è sfuggito dirlo. Qual era il coefficiente di mutualizzazione di due spire semplici, non avvolgiate, avvolgimenti multipli, ma semplici, una grossa e una piccola? Qual era? Cosa si faceva? Si faceva il valore al centro, quindi questo era la 1 e questa la 2,
quindi immagino la corrente nella 2 diviso, quindi il valore, questo è il valore al centro del campo magnetico, U0V la corrente diviso 2R2 e lo moltiplicavo per l'area della spira 1 che è pi greco R1 quadro, giusto? Questa è la formula. E quindi questo è il flusso della attraverso la 1 dovuto alla 2, giusto? E quindi il coefficiente di posizione era la parte di questo che non coinvolgeva la I, quindi è U0 pi greco R1 quadro diviso 2R2, giusto? Giusto? Guardate le dimensioni un attimo, vi ricordate? Penso che già da qualche settimana che vi sto incoraggiando a imparare a memoria alcuni numeri. In particolare dovete imparare a memoria mu0. E cos'è mu0? Se lo chiedo a uno, a qualsiasi persona, a qualsiasi signore, lei sa il valore di mu0? Lei sa il valore di mu0? No? È 4 pi greco per 10 alla meno 7 cosa? R su? Ecco dove vedete, guardate qual è, cosa si esprime M nel sistema internazionale. Questi sono Henry su metro, qua una lunghezza quadro, qua una lunghezza. E quindi qua avrò per l'appunto che questo è uguale a tot Henry. Ok? D'accordo? D'accordo? Va bene. Allora, qualche commento sparso, qualche accenno alla risonanza, cose semplici che vorrei che voi sapeste, come si dice, voglio che sappiate, perché poi lo riciclerete in altri corsi, io non ho tempo di fare molto sulla risonanza, se non qualche accenno, qualche formula e da dove poi i colleghi vi porteranno per mano a fare discorsi molto interessanti. La risonanza è uno dei fenomeni più belli, è fondamentale. Credo che sia il fenomeno che c'è in tutte le discipline della fisica. Allora, l'idea è questa. Voi avete, vabbè, il solito muro, il solito pavimento senza attrito, la solita molla. Facciamo la versione semplice dove avete il vostro corpo dotato di massa attaccato a una molla ideale, questa è la molla ideale, quindi c'è la costante di Hooke, la forza proporzionale alla distorsione della molla, e una novità. La novità è che voi agguantate di qua, magari c'è un gancio, e voi applicate al corpo un'altra forza, cioè c'è un'altra forza oltre a quella della molla. E volete che ci sia una forza, che magari in un certo momento è di qua e in un altro momento è di là, che potete tirare o spingere, e volete che questa forza vari nel tempo, questa forza applicata, quindi la chiamo, non so, F applicata, al di là della molla, e volete che la forza applicata abbia questa dipendenza temporale. Io sento un brusio che mi sta infastidendo, e viene da là in fondo. Ragazze! Guarda che lo dico a tuo papà, Silenzio! Te lo vedo ogni mattina al bar. Suo figlio disturba le lezioni. Allora l'idea è questa, voi avete una persona, il vostro compagno, compagna, fratellino su un dondolo, voi agguantate le spalle della persona e quando lo tirate indietro e lasciate la presa, voi vedrete una certa frequenza che voi non state più toccando la persona.
e la persona sta dondolando con una certa frequenza che diremo la frequenza libera, perché vi limitate inizialmente a perturbare la posizione, poi lasciarlo fare da solo la sua evoluzione temporale. Invece immaginate adesso di prendere le spalle della persona e di spingere e tirare con una frequenza arbitraria, quindi fate così, oppure molto lentamente. Cioè dovete distinguere tra la frequenza che voi applicate con la frequenza libera. Due cose diverse. Frequenza libera e voi state là e guardate quello che fa. La frequenza forzata è un valore arbitrario. Voi la guardate e cercate di imporre, di forzare il sistema ad avere una frequenza che decidete voi, arbitrariamente. Può essere molto alta, molto bassa, può essere volendo anche il valore naturale, ma ai linei di principio è un valore qualsiasi. Quindi voi forzate questo blocco a oscillare alla frequenza che impostate voi, che è scelta liberamente. Potrete anche immaginare, se voi siete degli elettrici, alcuni di voi lo sono, se hanno fatto gli studi tecnici, voi avete un circuito a cui è attaccato un generatore di corrente, per esempio, e voi potete impostare la frequenza perché avete una manopola. Questo è attaccato al vostro circuito, ci sarà, non so, un'induttanza, una capacità, una resistenza, e poi qua avete una monopolona che potete dal zero, dal valore zero, portarlo a qualsiasi altro. E vedete, leggete, da qualche parte magari c'è un display, c'è il numero di Hertz. Siete voi a cercare di forzare la corrente o la differenza di potenziale, la forza motrice, siete voi a forzare il circuito ad oscillare alla frequenza che avete impostato con la manopola. D'accordo? È analogo a quando non l'ho portato, mannaggia me, e quando io avevo la massa attaccata alla molla, io muovevo questa mano, se la muovevo a una frequenza molto elevata, la molla non faceva, la massa qua giù non faceva granché. Se la muovevo molto lentamente, la massa seguiva la mia mano. Solo quando io beccavo la frequenza giusta, questo cominciava a oscillare in maniera vistosa. Quindi è come se io agguanto il sistema e lo forzo a una frequenza arbitraria. Poi vario questo, vario la frequenza, attraverso tutti i possibili valori, per esempio. Vi chiedo di guardare il Java, dove c'erano sul piattello oscillante, io avevo la manopola, potevo impostare diverse frequenze, e sul piatto oscillante c'erano diverse masse attaccate a diverse molle. Quelle masse con quelle molle avevano ognuno una propria frequenza naturale, nel senso che se io pigliavo uno di quelle molle e lo premevo, lasciavo la presa, la massa oscillava con la sua frequenza. Poi io sto facendo oscillare il piattello la frequenza che a priori non ha nulla a che fare e vedo cosa succede. Cosa succede al variare della manopola? Questa è l'idea. Cosa succede a questa massa nel suo comportamento al variare della frequenza di forzatura? Quindi ci sono due frequenze. Una è la frequenza con cui io lo forzo a oscillare e l'altra è la pulsazione, questa è una pulsazione. E l'altra è la pulsazione naturale, quello che farebbe se io lo tirassi, lo lasciassi andare e guardassi cosa fa. Dovete tenerle distinte. Quindi, qual è l'equazione di Newton? L'equazione di Newton è MA uguale F, come tutti sanno. Ovviamente questo è un moto rettilineo, quindi non abbiamo bisogno di notazione vettoriale, perché sia chiaro che è un moto rettilineo e capiamo bene cosa intendiamo per... in realtà è un vettore, cos'è un'accelerazione positiva, questa è la direzione x positiva, cos'è un'accelerazione positiva, cos'è una velocità. Quindi scriviamo mx due punti uguale alla forza totale, ma la forza totale è fatta in due pezzi, uno è dalla molla e l'altro è la forza esterna, quella che io applico alle spalle di mia moglie. Quindi ho la molla e ho la forza applicata.
quindi ho mx due punti uguale meno kx, e scrivo una forza applicata di questo tipo, più f0 coseno di omega ft. Quindi F0 è l'ampiezza della forza. Quindi il numero di newton che io applico al blocco varia nel tempo in maniera cosenoidale. C'è un valore massimo, c'è un certo numero di newton modulato nel tempo dalla dipendenza temporale del coseno. D'accordo? Ci sono istanti in cui sto applicando il massimo di newton, istanti in cui il numero di newton che applico è 0, istanti in cui applico il valore massimo di newton ma in direzione opposta, perché quel coseno oscilla da più 1 a meno 1, quindi in certi istanti sto tirando, in altri sto spingendo, comprimendo. Dovete immaginare che io sto prendendo questo blocco, io lo faccio così, d'accordo? Mia moglie ogni tanto vuole fare questo al mio collo. Solo che è difficile prendere la mia massa e farmi oscillare a questa frequenza, non vi pare? Infatti è molto divertente, di nuovo è una improvvisata questa, ma in certi film, specialmente i film d'epoca, adesso molti film li fanno al computer, no? Computer graphics, eh? Ma una volta, se facevano, so, un film tipo Ben-Hur, questi bellissimi film che avrò visto 70 volte, dove c'erano le, non solo le comparse, ma anche le cose, per esempio gli schiavi che trasportano delle pietre con cui il faraone vuole costruire quello che vuole costruire. E se guardate con molta attenzione, vedete queste pietre oscillare molto rapidamente, perché magari stanno facendo rotolare su dei tronchi d'albero, oppure gli schiavi lo stanno trainando, eh? Boom. E vedete queste, perché sono di polistirolo, no? Sono di legno balsa, sono dei materiali molto leggeri, vedete vibrare, perché semplicemente nel farli spostare lungo questi tronchi di legno, subiscono. Si capisce subito che non è di tonnellate, perché prendere una pietra di densità di 5 kg al centimetro cubo, una cosa massiccia, una tonnellata, e farlo vibrare così, avete bisogno di una forza spaventosa. Quindi se vedete qualcosa di grande che vibra così, non ha una massa molto importante. D'accordo? Guardate con attenzione i vecchi film, li vedete queste cose? Ok, quindi dobbiamo discutere questa equazione qua. Cosa si fa? Dove posso scrivere? Scrivo qua giù. Prima cosa che faccio è dividere per m. Quindi uno fa x due punti più k diviso mx uguale f0 diviso m coseno di omega ft, ok? È ovvio quello che ho fatto, ho portato a sinistra quello che compete, quello che è di x, lasciando a destra quello che non coinvolge x, e ho diviso per m. Con l'oscillatore armonico libero qua avevo uno 0, qua invece non ho 0, qualcosa che varia nel tempo, d'accordo? Ma proprio perché varia nel tempo, questo vuol dire che se voi dipingete questo con della vernice fosforescente e spegnete la luce, voi cosa vedete? Vedete qualcosa che si sta comportando prima che voi accendiate la luce e vi accorgete che c'è una mano qua che sta spostando il bambino sul dondolo. Voi alla luce spenta vedete qualcosa che si comporta come un oscillatore armonico, va avanti e indietro. L'avete agguantato, state facendo andare a voi avanti e indietro. Io l'ho agguantato sta massa. Poi a luce spenta vedete una cosa che sta andando avanti e indietro con un andamento coseno. È stato agguantato e forzato ad andare a un andamento cosenoidale. E quindi ci viene l'idea, usiamo Eulero, no? Io so che la mia, lo sto forzando. Sarà una certa ampiezza per una E alla I omega FT. Lo vedo io farlo! Avrà una certa ampiezza oscillazione, una certa ampiezza, e una certa frequenza, una certa pulsazione. Quindi sarà un x0 coseno di omega ft. Poi io uso Eulero perché mi piace tanto, o mi spiace perché poi le cose sono più carine. Non dovete spaventarvi di questo, vi sto facendo un favore a basare il corso su questo.
perché lo ritroverete talmente tante volte in futuro, che siete contenti di essere stati sverginati, scusate l'espressione, da me. Faccio una cosa in più, proprio perché voglio passare a usare l'ero, faccio diventare anche questo l'ero, quindi faccio una nuova equazione, che questa diciamo è un'equazione dei numeri reali, scrivo una specie di versione dei numeri complessi. E provo una soluzione di questo tipo. La impongo, sono io a forzarlo ad andare così. E quindi devo prendere questa, schiaffarla qua, pre-moltiplicare questo per K più M, sommare queste e devo imporre che questa roba qua debba essere uguale a quello di destra. Ok? Quindi, qual è la derivata seconda di questa? Tutti lo sanno, avrò I omega F che scende due volte, I omega F al quadrato, I al quadrato è meno 1, quindi questo è uguale a meno omega f quadro x, giusto? Ma già che ci siamo, questo simbolo qua non è così importante, quel simbolo là, perché non ricordiamo che quello è omega 0 quadro, dove omega 0 è la pulsazione naturale. Ricordate cos'è quella naturale? La naturale è quello che farebbe questa massa se io staccassi la forza applicata, lui oscillerebbe con la sua frequenza, invece io sto forzandolo a dare un'altra frequenza. Quindi questa la chiamo omega 0 quadro, quindi sto facendo così. Ok? Dove adesso metto questo qua? E metto questo qua. Quindi ho meno omega f quadro per x più omega 0 quadro per x, anzi facciamo proprio questa intera scrittura, così mi vedete, questo è x0 e alla i omega ft più omega 0 quadro per x0 e alla i omega ft, e sto cercando di imporre che questo sia uguale al lato destro, che è f0 diviso m e alla i omega ft. Io sto imponendo questa soluzione in questa equazione, d'accordo? Mettere questa qua equivale a scrivere questo. Adesso io sto cercando di imporre quell'uguaglianza. Guardate i termini a sinistra e sempre a sinistra, a destra. C'è qualcosa che c'è in tutti i termini che non contribuisce all'eguaglianza. Qual è? Ovviamente è questa roba qua. Questa c'è dappertutto. C'è qui e c'è qui. È sempre diverso da zero, quindi potete dividere. Quindi l'eguaglianza si assicura se omega meno omega f quadro più omega 0 quadro è uguale a f0 diviso m. Questo è il modo per imporre questa eguaglianza. Deve essere questo. Ovviamente si scrive un po' meglio, no? Si scrive... Ah, manca la x0. C'è la x0 qua. C'è la x0. Quindi questo è moltiplicato per x0. Ok? Perché x0 non c'è di qua. C'è qui. E qui metto in evidenza. Quindi c'è l'x0, siete d'accordo? Ci siamo finora? E scopro una cosa molto interessante, che l'ampiezza x0 non è una costante, ma è una funzione di omega f. Quale funzione? F0 diviso m, 1 diviso omega 0 quadro meno omega f quadro. Guardate,
l'ampiezza non è più arbitraria. L'ampiezza di oscillazione x0 non è arbitraria. Dipende dalla frequenza di forzatura. E cosa succede quando voi forzate proprio la frequenza naturale? Boom! Cosa succede? Non guardi me, guarda la formula. Cosa succede quando la frequenza di forzatura è proprio uguale a omega 0? Esplode. Diventa infinito. Perché dividete per 0. E dividendo per 0, l'ampiezza cresce a dismisura. Addirittura se non c'è l'attrito, perché in questo trattamento non c'è l'attrito, non c'è l'attrito viscoso, non l'ho ancora messo. Questa formula dice, ah, per fortuna c'è l'attrito, perché l'attrito, come vedremo tra un attimo, l'attrito apparirà un altro termine nel denominatore che assicurerà che il denominatore non è mai zero. Senza attrito avrei il denominatore che andrebbe a zero quando omega f è proprio uguale a omega 0 e avrei un infinito. È l'attrito che salva il bambino e impedisce che venga mandato al pronto soccorso. Perché se voi la spingete proprio a frequenza naturale, l'ampiezza di oscillazione diventerà sempre più grande fino a che, fino a divergere, e il bambino finisce al pronto soccorso. E vi ricordate nel Java cosa succedeva se io mettevo la frequenza del piattello oscillante e la frequenza giusta? Alcune andavano fuori dallo schermo e voi ridevate come dei matti, adesso riguardatelo senza ridere. L'ampiezza d'oscillazione dipende dalla frequenza con cui forzate l'oscillatore a forzare. Quando per esempio voi forzate l'oscillatore a una frequenza estremamente elevata, quando omega f tende all'infinito, cosa succede? Quando omega f tende all'infinito, l'ampiezza tende a zero. Non fa niente. Perché se questo tende all'infinito, questa roba diventa un numero gigantesco, perché questo lo è. 1 diviso un numero estremamente grande avete qualcosa di piccolo. Ed ecco che quando io oscillavo molto la mia mano, ma la massa qua giù non faceva granché, non faceva nulla. Io posso fare così, ma se la frequenza naturale è questa, fare così, l'ampiezza è piccola, praticamente zero. Quindi se la frequenza naturale vale tot, farlo oscillare a una frequenza molto elevata rispetto a tot, hertz, non comunicate energia alla massa. Per comunicare energia alla massa dovete avere una frequenza di forzatura che si avvicina sempre più alla frequenza naturale. Quando avete la frequenza naturale, comunicate un sacco di energia all'oscillatore, che infatti va in risonanza. Questo fatto qua si dice risonanza, cioè che l'ampiezza di oscillazione va in risonanza quando la frequenza di forzatura è proprio uguale a quella naturale. Cosa succede se la frequenza naturale se la frequenza di forzatura è molto piccola rispetto a quella naturale? Se è molto piccola rispetto a quella naturale è come quando io prendo la mano e lo abbasso molto lo muovo, lo faccio oscillare con una frequenza molto bassa rispetto a quella naturale. Cosa succede? Se questa è zero, o molto piccolo nel senso rispetto a questo, è come se voi trascuraste questo. E quindi qual è l'ampiezza? Questo è m per omega 0 k, omega 0 al quadrato. Ma k cos'era? Vi ricordate questo? Questo è uguale a omega 0 quadro. Quindi m per omega 0 quadro è uguale a k. Quindi questo diventerebbe, quando l'ampiezza per omega f molto piccolo rispetto a quello naturale, questo diventa circa a f0 diviso k. Cioè state semplicemente comprimendo la molla. Comprimete la molla. Di quanto la comprimete? Di x. Se voi applicate una forza f0 a una molla con costante elastica k, di quanto si comprime? F0 diviso x.
Quindi quando voi spingete con una forza, con una pulsazione molto piccola rispetto al naturale, l'ampiezza dell'oscillazione del corpo corrisponde a quanto avete allungato, deformato la molla, basta. La forza diviso K vi dà la deformazione. Quindi lui, quando io abbassavo la mano lentamente, la massa qua giù scendeva assieme. Quando faccio questo, questo non fa niente. Solo quando faccio la frequenza giusta, questa qua comincia a oscillare vistosamente. Ok? Facciamo una breve pausa, adesso vi faccio la versione con la viscosità e vedrete come la viscosità vi darà un termine qua sotto che vi impedisce di avere una divergenza del senso matematico, perché di divergenze ce ne sono solo una, anzi, dico, cos'è il buco nero? Qualcuno molto intelligente ha detto che il buco nero è dove Dio ha diviso per zero. Quindi ci sono pochissimi esempi di divergenze, forse non ce ne sono neanche, forse un buco nero c'ha un altro meccanismo per evitare infinità. Nel mondo fisico dividere per zero non si fa, giusto? Quindi c'è qualcosa che non va in questo modello, perché vedo un'ampiezza che per proprio questo valore diventa infinito. Quindi c'è adesso un meccanismo che impedisce di avere un infinito, magari un numero grande, quindi avete la risonanza, ma è un numero che è diverso da infinito. E prima di fare la pausa, voglio dirvi, forse ve l'ho detto, non mi ricordo più, ma io da studente, a 19 anni, primo università, 20 anni, mi ricordo aver visto con mano, letteralmente, il fenomeno della risonanza, poco, neanche una settimana dopo che il docente fece il corso, perché all'epoca c'era un autobus, ve l'ho raccontato la storia dell'autobus? C'era un vecchio autobus che aveva, per aggrapparsi, c'aveva sia le fasce di cuoio, sia qualche palo occasionalmente all'interno dell'abitacolo, erano dei pali per agguantarsi. E c'era un palo molto sottile che era non serviva per reggere il soffitto, era solo un palo per aggrapparsi. Che quando l'autobus filava alla sua velocità, il palo, come tutto, vibrava perché c'erano scossoni, eccetera. Quando arrivava un semaforo e il conducente toglieva il piede dal gas, metteva in folle. Toglieva il piede da gas, i giri del motore scendevano e quel palo cominciava a vibrare. Vibrava di 10-15, cioè sembrava quasi si spaccasse, aveva un'ampiezza di 10 per lato, cioè oscillava così, così. Poi l'autista, si vede che il minimo teneva a scendere troppo e non voleva che il motore si spegnesse, cosa faceva? Dava un colpetto di gas. Quindi i giri del motore aumentavano e il palo smetteva di vibrare. Poi quando in giro il motore scendevano, cominciava a vibrare sempre di più, fino al massimo, vroom, e smetteva. Cioè, i giri del motore stava facendo oscillare tutto il palo, ma quando i giri del motore passava proprio per la frequenza, il minimo, quello dove il motore stava per spegnersi, del motore, aveva una frequenza che era molto vicino a quella risonanza del palo, quindi il palo oscillava in maniera pazzesca. Poi aumentava i giri e smetteva di oscillare. Guardate nella vostra vita esempi di risonanza, sono dappertutto, se voi sapete guardare. Anche il fatto che noi guardiamo è un fenomeno di risonanza, perché abbiamo luce che viene dai fotoni, luce che è energia, corrente di energia, c'è l'onda elettromagnetica che incide, e gli atomi delle vostre cellule vengono eccitate, non ridete la parola perché quello è il termine tecnico, se vengono colpiti alla frequenza giusta. Solo se sono colpiti alla frequenza giusta, l'elettrone a un livello di energia salta a un altro livello. Se lo colpita a una frequenza del qualsiasi, l'elettrone non salta. Per saltare deve essere colpita alla frequenza giusta. Quindi anche l'atomo di Bohr con livelli di energia discreti, dove il fotone va su, l'elettrone salta, salterà se riceve il fotone di energia giusta e non salta se non la riceve, è un fenomeno di risonanza. Per essere eccitato deve essere colpito alla frequenza giusta, come il palo dell'autobus. Solo se lo colpite alla frequenza giusta lui salta e quindi la molecola della vostra cellula vede un segnale che il cervello poi interpreta nell'immagine di Belen, Berlusconi o quello che volete. La risonanza è dappertutto, i meccanici. Perché certi edifici crollano e altri no? Se io costruisco qua un grattacielo di blocchi
e questo edificio, se io lo posso, anzi in Giappone, sapete come fanno? Io lo so questo perché mia madre è abitata in Giappone e io sono stato concepito in Giappone, sono quasi nato in Giappone, per 4 mesi sono nato negli Stati Uniti. In Giappone come fanno a verificare i calcoli statici dei loro statici? Dinamici degli edifici, mandano un paio di uomini sul tetto e gli uomini fanno così, spostano il loro peso e l'edificio comincia a oscillare, perché se loro beccano la frequenza giusta, lentamente l'edificio può oscillare. Allora un terremoto, che magari ha frequenze molto elevate, al grattacielo non gli frega niente, perché la frequenza naturale del grattacielo è lento. Un edificio basso ha una frequenza più alta. Paradossalmente gli edifici più alti sono per certi tipi di terremoto, perché i terremoti sussultori, che cazzo, quello è un guaio per tutti. Ma quelli così, pensateci, avete mai giocato con il righello sul tavolo? E quando è molto lungo fate così, quando fate... Quindi un edificio alto ha una frequenza di oscillazione che è più basso di un edificio basso. Ma i terremoti, quali sono le frequenze? Sono basse o sono alte? Sono alte, quindi sono gli edifici bassi a essere più in pericolo per vibrazioni di questo tipo. Pensateci. Vabbè, facciamo una pausa.